Ad Acireale, vicino a Taormina, troviamo il più antico teatro di pupi operante dall'Ottocento, il Teatro Mariano Pennisi, l'unico sopravvissuto, insieme a quello di Pippo Napoli a Catania e di Puglisi a Sortino, della catena dei teatri che operarono in tutti i centri della costa. Viene spesso a vedere il teatro dei pupi? Sempre? Sempre. Anche Mi lei? Mi piace. Anche lei, io. E lei viene spesso? Sempre, domenica per domenica. Perché piace. Perché le piace il teatro dei pupi? Perché mi piace, lo primo. Anche lei è un frequentatore abituale del teatro, Pennisi, qui? O più di tutti quelli che vengono qui, il più vecchio sono io. Da quanti anni viene 60 qui? 60 anni. Allora, buono spettacolo a tutti quanti. Grazie. Il teatro è quello di Emanuele Macri, che ha raccolto l'eredità del puparo Mariano Pennisi. È una lunga storia di amicizia e di solidarietà che cominciò tanti anni fa. Era il 1908, l'anno del terremoto di Messina, come ricorda Macri. Mariano Pennisi, il fondatore di questo teatro, di questa scuola di pupi e il creatore di questi pupi, mi aveva tenuto a battesimo. E allora venne a Messina con una squadra di operai per soccorrere la famiglia, ma dalla casa Magri non trovò altro che un cumulo di macerie. E tutti morti. L'unico sopravvissuto alla furia spietata dalla natura era io, ancora in fasce. Mariano Pennisi mi prese e portò a casa sua, perché lui non aveva figlioli. Mi allevò come un figliolo e io vivo l'amava come un padre. Lui di me ne voleva fare un professionista, ma la scuola non era per me. E arrivato a 15 anni non volevo andare a scuola perché i pupi mi trascinavano nel loro mondo. Io non potevo sfuggire di questa rete di pupi. Allora quando io non volevo andare più a scuola, Mariano Pennisi, le procurai un dolore. Allora mi disse, senti, tu sei giovane, hai tutta una vita davanti, qualche cosa la deve fare al mondo. O torni a scuola, o scegli i pupi, o ti mandi al collegio di correzione. Quale scegli? Ci ho detto i pupi. Il 1933, Mariano Pennisi si ammalò di etropesia. Io non prestavo la voce ai pupi, solo alle donne, perché avevo la voce più giovanile. E allora una sera Mariano Pennisi torna dal dottore, io lo sapevo quale condanna aveva lui, ma sempre lo incoraggiava. Mi disse, io sono un uomo morto, leva il cartello perché non mi fido più. Però dottore, per me fu un colpo ad ascena alla testa. Prima di mettermi sulla scena ho avvertito tutti gli amici e ci ho detto, mio padre sta morendo. Mi disse di togliere il cartello, così finirà l'opera dei pupi dei Cerrai. No, l'opera dei pupi non deve finire, prendi tu il posto di tuo padre, come di fatti. Io salì sul palcoscenico con un cuore d'asino e un cuore di leone. Fece la rappresentazione, la clacca batte le mani. Ma io non mi convinse però. Disse, oggi e domani come finirà? Maledetto! Dio faccia che non si spezza la mia burrina! Ma finì benissimo, perché oggi Macri è uno dei pupari più bravi e più noti, non solo in Italia, ma anche all'estero, dove ha fatto numerose tournée. Macri usa nei suoi spettacoli dei mezzi semplici ma efficaci. Una conchiglia gli serve per creare straordinari effetti sonori. Basta una sigaretta perché il drago sputi fuoco. Una pompetta piena di colorante farà sì che il mostro, morendo, inondi il palcoscenico di sangue.